Poi io non è che avessi studiato molto più d'attore, però la vera differenza era nella scenografia, cioè andavi sul set la mattina e ti ritrovavi in mezzo a costruzioni incredibili, a figurazioni, a centinaia di figurazioni vestite da naziste piuttosto che circensi, e quindi entravi in un mondo che già di per sé trasmetteva la potenza del cinema. Spesso invece capita di entrare in dei set molto visitati, insomma, che come dire, brutti, la cui bellezza è soltanto quella illuminata appunto dal faro. E poi mi volevo al cinema con tutta la costruzione, invece di entrare già dalla mattina in un mondo abbastanza enorme e variopinto. Però poi il lavoro è stato anche molto più artigianale di quanto possa credere. È stato un lavoro molto faticoso perché ho la canotta, la parrucca, Sei biondo, sono biondo, platino. sì, sono molto platino, poi ho questa faccina decolorata, mezza nuca decolorata, però è stato che mi è servito molto, come dicevo prima, perché poi l'anno dopo che ho fatto il mio film da regista, e tutta quell'esperienza di sette così intensa mi ha aiutato. E devo dire anche Gabriele che ha dato tutte queste difficoltà che inevitabilmente poi ci sono state, perché era un film che, sai, quando ti fa esplodere una porta piuttosto che devi bloccare un attore, o devi bloccare un attore, o conto di bloccare un attore a cui gli è saltata la mano, che c'è un pezzo. Tutto sta andando in esponenziale. Però in quel pezzo, questo film nel film, Gabriele ha cercato di mantenere intatta la propria visione, e questo pure mi ha servito molto. E ha confermato un'idea che già avevo, per cui poi alla fine sul set tutto si risolve, alla fine si risolve tutto, quindi non è stato segreto. È un film che potrebbe inaugurare un nuovo genere, un nuovo filone, che appunto mescola tante cose, che dimostra che un certo tipo di prodotto si può fare anche in Italia. Sì, devo essere onesto, dipenderà molto da come andrà al cinema, alla fine poi il discorso di magari quella roba là. Vedete, non è di lui, però sta migliorando, ed è un film che per me ha la forza di colpire l'immaginario dei ragazzi e di creare una memoria visiva forte che può rimanere nel tempo, certo. Ciao Pietro, No, scusi. Ciao Pietro. Ciao. Hai detto, cioè, sei sceneggiatore, regista, Mi attore, sente? si sente? Non No, si forse senza mascherina per la domanda è più giusto. Ok. Hai appena detto che sei anche scrittore, quindi sei proprio la somma dei tuoi genitori, cioè sei figlio d'arte, ma sei veramente, hai appreso da loro tutto. La mia curiosità è, oltre ad aver respirato ovviamente cinema e scrittura a casa, ma ti confronti con loro, perché poi tua madre e tuo padre lavorano anche insieme, quindi collaborano, tu ti confronti con loro per i tuoi lavori? No, cioè, ma devo dire in questo senso pure mia mamma mi lascia, mi conosce e sa bene quanto in fase di creazione questo non mi serve assolutamente. Poi è inevitabile che quando uno fa qualcosa, quando fai un film piuttosto che quando scrivi delle pagine, devi fai leggere alle persone che ti fidi, e quindi i miei genitori rientrano. Sono tra i primi, insomma, che rientrano da queste persone. Quindi poi ci sta sicuramente, ci sta un confronto su quello che faccio. Io ho avuto l'impressione, vedendo la famiglia che ha scritto, credo al completo, no, forse mancava un fratello a Venezia quando è stato presentato I Predatori. No, non c'è. La famiglia completa, mamma, papà e quattro figli. Esatto. Ho avuto l'impressione di vedere tuo padre più emozionato che se dovesse presentare un proprio figlio. Non so se era vero o se era No, ma è vero, era molto emozionato.
Ed era. Poi sai, anche perché sicuramente conosce Cesar molto meglio di me, sa quanto poi soprattutto Venezia possa essere feroce. E invece le cose sono andate un po'. Sono andate bene. Sono andato benissimo, sì, no, io guardo. Io devo essere onesto, un po' me lo aspettavo.